Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi si torna in pista con il trio solito. È tornato anche Giacomo. Sei pronto a tornare in moto? Insomma, non tanto. Qua andiamo, ok. Qua iscritti sempre presenti. The best. Federico. Cosa dice Federico che il trio è tornato al completo? Sì, se era un duo io. Mio e Giacomo era meglio. Lo so che eravamo diventati intimi io e te. No, preferivo l'intimità con Giacomo che con te. Sì, perché sei una brutta persona. Brutta persona, cattivo. Guarda, mi hai rubato la cassettiera, mi hai rubato tutti gli attrezzi. Ora queste bestemmie, devo bippare tutto. Siamo nella pista di Ferrara, pista tosta, quindi torni col botto. Ancora con sta pipì. Come al solito vi ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi dal bottone qui sotto, è gratis. Torno col botto con la tua onda. No, qua l'ultima volta ha tirato il botto con la moto mia. Anche oggi? Ma con la Yamaha? Con la tua? No. Se non siete iscritti al canale, vi ricordo di iscrivervi tramite il bottone qui sotto, per voi è gratis e a me date una grossa mano. Lasciate anche un mi piace al video e attivate la campanellina per non perdervi tutti i video nuovi che verranno caricati. Noi ci cambiamo di corsa e ci vediamo dentro in pista.
momento può fare che la curva là. L'ultimo, diciamo, prima della curva no, perché non si può frenare. No, mi cago. E va in sponda a 30 km più avanti e non la e sponda e faccio dopo. No, a sponda la faccio più pianeo. Cioè quando dovevo battere sul muccetto là la sabbia, ancora c'era in traverso qua. Dopo spinge sul pedale e faccio il busing, E salti dopo non ti salvi? No, scavo marcia lo scavo, più attivo me. Oh. Visto da fuori c'è la moto impennata così e lui col culo. Può essere, però intanto a me mi pare andare come Cairoli non sono la moto. Tre entrate fatte. Qui ci siamo dimenticati di registrare tra un'entrata e l'altra perché ci stiamo troppo divertendo. Qua i ragazzi stanno già mangiando. Ma Giacomo qua ritorno in moto, com'è stato? Sì, ma descrivi com'è stato il periodo di assenza, di sofferenza, senza la moto. Com'è la gioia di ritornare in sella, le emozioni. Descrivi ste robe, dai, bello, bello. Bello, ho fatto anche altro comunque, che è bello uguale. Cos'hai fatto in, dai, cos'hai fatto in questo periodo, dai? Sono venuto a vedere te in gara. Hai detto è bello uguale perché non che trasmette emozioni in gara. Esatto. Federico qua mi fa, diciamo che si mette a giocare con me qui in pista, bello, divertente, a parte che ho preso paura l'ultima volta qua, che mi è entrato proprio sotto da bastardo e lì ho preso un po' paura, per il resto mi diverto, qua queste entrate al tuo best friend qua. La prossima volta è con caduta. Come con caduta? Sì, ti tocco le ruote davanti, quindi pluff, cadi. Che cazzo ridi? Voglio vedere, io mi metto fuori a filmare. Anzi, mi dai la GoPro adesso. Sì. La pista è veramente bella e divertente, hanno fatto qualche modifica, c'è una curva che hanno modificato un po' e devo dire che mi piace veramente tanto. Tra l'altro Mansh da 22 minuti, 22 minuti Forse perché 22. È facile la pista. No. No, ma è utile sì. Vediamo tardi, ma non è vero. Dicono così ma non è vero, non credeteci. Il problema è che va forte sul dritto, in curva si ferma, passami il caldo per voi. Ci vediamo dopo dai. Continuiamo questa avventura. Allora dillo anche alle telecamere, vuoi che prova la moto tua? Sì, perché sei un pilota che va talmente forte e se ritiene molto bene le sospensioni, voglio capire cosa dici. Che vuoi un'opinione su queste sospensioni della Yamaha? Pensavo meglio. Cosa vuol dire pensavo meglio? Erogazione motore, avrei detto che avesse più motore dopo il primo giro. Dopo gli altri giri, secondo me ha solo un attacco più cattivo. No, cioè prendi in mano il gas, è proprio cattiva subito, bam, bom, bom. Questa qua è più progressiva. E mi piace. Se è il contrario, se perché ti usi marce basse. E mi piace meglio. Stesse marce, stesse marce. Parità di marce. E ora ti dice seconda? Beh, forse te che sei abituato usi una marcia in più. Io usando le stesse marce, molto più nervosa e cattiva. È perché te che hai marce corte. E sospensioni, assorbimento buche, leggermente meglio. Ma scalcia da morire, di Rodrigo Copame, in staccata, babom! Questa è ferma dietro. Sì, ma sì. Un'altra roba del comune per la mia guidi, velocità per la mia velocità facci, dammi vedi tu che scalcia la moto no perché se a velocità che è perché io freno prima si sì, ti arrivi frenare dentro le buche esatto posso fare gli indicatori no puoi fare un po' di Mi sento più ferma di quella. Sì, perché te vai più piano e quindi cosa succede con questa? Avendo tanto ritorno, quando che tu ti entri piano sulle buche, ti senti che va su e su e su, su e su. Sì, invece, la sento più in barca. Invece quella che te vai a capire la cena, tum tum tum, perché no, assorbe la busa. Perché con questa te che andare dentro, con quella là, che puoi entrare via piano, ti senti meno perché il buse mi si è avvicinato.
dammi che hai bugie, siccome che sei più distante da una all'altra, quindi se torna all'Inter c'è meno fastidio, ma dico te, c'è più veloce, se prendi la prima, la moto si abbassa, questa non la torna più, quindi secondo te becchi tutto sul duro, perché la fai in tempo a tornare. No, no, non ne trovo da dire. Sì, ma no, a tua velocità, ma a mia no. Sì, questa la sento più morbida, questa la sento più dura. Non è più morbida, è più veloce a tornare. Eccoci qua, fine giornata della prova che abbiamo fatto, che ci siamo scambiati le moto, opinioni contrastanti. Secondo Federico è meglio la sua moto, secondo me è meglio la mia, quindi cos'è che hai da dire? Che non ci sono dubbi da quel lato, perché va bene per la tua velocità e va bene per la mia. La tua va bene per la tua, la mia va bene per la mia. Sono contento perché ho trovato anche qualcuno di voi, è sempre bello quando venite a salutarci. Soddisfatto, come ben avrete visto, di questa giornata. Come sempre vi ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale dal bottone qui sotto, mettete mi piace al video e attivate la campanellina per non perdervi nulla. E noi ci vediamo come sempre settimana prossima con un nuovo video.